Amici di Manfredonia TV, buon pomeriggio. Parlando di sport, sesto appuntamento, per l'anglosassone about the sport, per raccontarvi del Manfredonia Calcio, di questo torneo di Serie D, Girone H, sempre più equilibrato, anche se, come vedremo, c'è un tentativo di fuga da parte del Gravina Calcio. E poi parleremo della prossima giornata, della settima giornata appunto del girone H della Serie D. E come nostra abitudine, in coda faremo delle considerazioni sulla delicatissima gara del Foggia di domani, quel di Castellammare di Stabia. Davvero non è un crocevia, perché comunque è troppo presto per definirlo in questo modo, però sono di quelle partite che ti danno autostima, ti fanno continuare bene se fai il risultato. Per parlarvi di questo non può mancare Antonio Castriotta, che ovviamente ringrazio per la consueta disponibilità e puntualità. Ciao Antonio, un saluto a tutti i nostri affezionati teleascoltatori. E le immagini allargate mi hanno fatto vedere Carlo Vicedomini, centrocampista del Manfredonia. Ovviamente ringraziamo lui e la società, nella presenza di Antonio Guerra, l'addetto stampa, che è qui in studio per essere qui con noi. Sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, andiamo subito in tema, perché questo Manfredonia Anzio ha lasciato un po' di amaro in bocca in tutti quanti quelli che hanno saputo il risultato a fine gara, soprattutto perché tutti si aspettava che quel 2-1 rimanesse tale, o addirittura, vista l'inferiorità numerica degli avversari, diventasse qualcosa di più importante, o che comunque ci potesse dare i 3 punti in trasferta assolutamente voluti. Invece, Carlo, che è successo? Anche perché l'anno scorso qualche risultato del genere c'è stato, però la squadra l'anno scorso in questa fase della stagione era giovane, non aveva persone esperte. Invece quest'anno ci sono uomini, e tu sei uno di questi, che in queste circostanze potrebbero prendersi la squadra per mano e condurla verso il risultato positivo. Invece che è successo? Successo che siamo partiti in salita perché abbiamo preso gol appena iniziata la partita, quindi siamo stati molto bravi a reagire. Abbiamo fatto fino al gol del pareggio dell'Anzio, abbiamo fatto secondo me gran parte, la migliore, forse la miglior parte della partita di queste 7 partite, e purtroppo abbiamo preso l'ennesimo gol su un errore, un infortunio al nostro portiere, però voglio dire, dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto di buono. Antonio, tra poco vedremo anche le immagini della gara in background, infatti penso siano proprio queste. Sì, questo è il primo gol di Santarelli, dopo 4 minuti. Antonio, il tuo commento a questo pareggio? È chiaro, non c'è da essere felici del pareggio perché Questo è il gol di Manuel, di Vergogna. ci si Bellissimo. aspettava, dopo il risultato positivo contro il Ciampino in casa, Il microfono. Hai una bella voce, però senza microfono sì, chiedo è difficile scusa. ascoltarti. Allora, dicevo, chiaramente il pareggio ci consente di guadagnare un punto. Sarebbe stato chiaramente deleterio tornare a casa con una sconfitta, per Scusa carità. Antonio, No, questo è l'Eurogol di Beppe Coccia, veramente. i gol sono stati belli, quelli del Manfredonia. Purtroppo c'è stata una disattenzione difensiva sul primo gol dell'Anzio, che peraltro interviene al quarto minuto del primo tempo. Sicuramente un gol subito al quarto minuto del primo tempo non fa bene all'umore della squadra. È stata propositiva poi la squadra, nel senso che non si è pianta addosso e ha cercato di rimediare, come in effetti era avvenuto, perché nel giro di pochi minuti poi ha ribaltato la situazione. Io francamente non me l'aspettavo, invece mi hanno E stupito questo è il perché gol si è del 2-2. passati poi dall'1-0 al 2-1. Ed è un peccato che poi tutto questo sforzo sia stato in qualche modo vanificato da, tra virgolette, da un errore del portiere, diciamo, su quel calcio di punizione, anche se il calcio di punizione è stato battuto egregiamente, uno spiovente che scende, però in quel caso probabilmente, non so, forse il portiere doveva posizionarsi un po' meglio, però sono cose che capitano, niente, adesso bisogna guardare soltanto avanti. Chiaro che i tifosi sipontini quest'anno si aspettavano qualcosa in più da questo Manfredonia, perché
non siamo partiti nel migliore dei modi. Adesso lo diremo questo, Antonio. Carlo, sul 2-1 comunque sembrava che il Mavdonia fosse in controllo della gara. Forse però è stato un errore non cercare la terza rete con maggiore insistenza, secondo te? E prendere il rischio poi che lasciando la partita aperta ci siano sorprese come quella che abbiamo subito. Sì, sì, eravamo convinti, avevamo la convinzione di portare i 3 punti a casa. Abbiamo cercato un po' timidamente il terzo gol, però questo non vuol dire che non trovare il terzo gol non riesci a tenere botta su quando sei in vantaggio. Dobbiamo crescere sotto questo punto di vista, mentale parlo, perché questo ti può dare forza partita dopo partita e così diventi anche una squadra importante. Antonio, c'è un problema under secondo te? Cioè, io la dico com'è, Tarolli non mi sembra quello dell'anno scorso. Ieri l'ho detto, secondo me il secondo gol si poteva prendere, soprattutto perché era da distanza notevole, parabola molto alta, quindi secondo me un portiere esperto l'avrebbe preso, però anche Tarolli, perché Tarolli che abbiamo visto l'anno scorso e Tarolli che conoscono a Foggia sicuramente non lo prende quel gol. Ma certamente, io l'ho detto prima, qui c'è un errore tra virgolette del portiere, cioè adesso non lo criminalizziamo perché è un giovanissimo portiere, avrà sicuramente modo di riscattarsi, perché poi Tarolli anche l'anno scorso l'abbiamo visto, pur essendo stato introdotto al campionato in corso, in determinate occasioni ci ha tolto le patate dal fuoco, quindi come dire, ci ha salvati dei risultati, ha fatto delle parate anche strepitose. Proprio per questo l'anno scorso ha fatto una parata strepitosa in quel poco lasso di tempo che ha giocato. Preparazione abbia fatto a Foggia prima di venire a Manfredonia, forse sarebbe stato meglio che la preparazione Tarolli l'avesse fatta completamente con il Manfredonia, quindi nel momento in cui è iniziato il ritiro sarebbe stato opportuno, però il Foggia l'ha trattenuto un po', fino all'ultimo istante, cioè, penso che sia arrivato 5-6 giorni prima che iniziasse il campionato qui a Manfredonia. Sì, perché c'è stata fino all'ultimo. E questo sicuramente non depone tanto positivamente sulla condizione psicologica del calciatore. Però detto questo, adesso noi stiamo puntando un po' il dito nei confronti dell'errore di Tarolli o della difesa. Però parliamo anche del fatto che questo Manfredonia non finalizza molto. Cioè, in questa partita l'hanno risolta poi un centrocampista e un difensore. Quindi io non ho letto di grandi azioni del Manfredonia, grossi tiri in porta, paratoni del portiere. Neanche in superiorità numerica, Antonio. Esatto. È ancora più grande. Quindi c'è, giustamente come ha sottolineato Carlo, ma credo che di averlo detto anche in precedenti puntate, questa squadra non ancora è riuscita a trovare la giusta quadratura dal punto di vista mentale e forse anche dal punto di vista tattico. Questa ovviamente è l'idea che mi sono fatto io. Chiaramente, io l'ho detto, non manca sicuramente qualche under di valore che consenta anche a Massimiliano Vadacca di poter in qualche modo modificare, inserendo qualche under probabilmente a centrocampo, di poter inserire o un over dietro in più o un over in avanti in più per avere soluzioni tattiche differenti, perché la squadra in qualche modo, per come è stata costruita quest'estate, chiaramente è ingessata. Che vuol dire incessata? Cioè ci sono degli elementi che non possono assolutamente essere sostituiti e mi riferisco innanzitutto a Pazienza e a Vicedomini. Quindi hai presi, prendi due giocatori di categoria e non puoi permetterti di tenerli in panchina. Cioè devi farli giocare, devi fargli acquisire la condizione giusta dal punto di vista fisico e quindi sono giocatori che fanno la differenza ed è difficilissimo poi metterli in panchina. Allora, ci manca qualche under di valore oppure qualche under che adesso sta giocando non è nel massimo della condizione fisica e quindi c'è qualcosa che a livello di equilibrio tra i reparti non funziona nel modo giusto. Ricordiamo questo Manfredonia, quest'anno se andiamo a contare i gol che ha segnato, è vero i 3 gol con l'Ercolano, poi per il resto diciamo abbiamo perso fuori casa contro il Francavilla, abbiamo perso contro il San Severo, un solo gol contro il Ciampino, con grande sofferenza nella fase finale della partita e quindi chiaramente occorrono anche i gol degli attaccanti, cioè non puntiamo soltanto il dito verso il centrocampo o la difesa, occorre anche che la squadra finalizzi, quindi per finalizzare è importante che tutto l'assetto della squadra cresca dal punto di vista mentale prima di tutto, perché probabilmente questa squadra non si aspettava di partire
con dei risultati tra virgolette deludenti, perché si riponevano nei confronti di questa strada. Adesso lo diremo però su questi risultati deludenti. Carlo, tu l'anno scorso hai avuto una stagione brillantissima con Nardò. Davvero, ci dicevi prima di cominciare, qualche episodio vi ha condizionato la stagione, altrimenti si poteva pure vincere il campionato. Che cosa ha questa squadra che non le permette di avere un trend più positivo di quello attuale? Beh, l'anno scorso venivamo da una stagione, l'anno prima dell'Eccellenza, in cui si era vinto, si era fatto il salto in Serie D, quindi c'erano un po' di fattori positivi, l'entusiasmo, l'allenatore Ragno per il secondo anno di fila, la base era rimasta quella, comunque poi è stata allestita con giocatori diciamo importanti per la categoria, quindi c'era una programmazione un po'... quello che avevamo fatto prima, quindi si è potuto programmare con entusiasmo e la continuità giusta. Quest'anno si viene da un'annata in cui ci sono stati tantissimi problemi, in cui i ragazzi l'anno scorso sono stati veramente sono da elogiare per quello che hanno fatto, perché si sa tutte le condizioni che c'erano, quindi magari c'è stata un po' di difficoltà nel programmare l'anno dopo, anche perché non si sapeva neanche se il Manfredonia Calcio potesse iscriversi al campionato. Quindi è un po' una situazione che si è partito, diciamo, quasi da zero. È vero che c'è in gran parte il blocco dell'anno scorso, però per varie situazioni questa squadra io la ritengo che sia una squadra nuova per tanti elementi, e come ha detto prima, ha detto lui, questa squadra bisogna che cresca al più presto sotto il punto di vista mentale, perché come singolarmente, se presi singolarmente, siamo tutti dei buoni giocatori importanti, e quindi bisogna stringere i tempi. L'anno scorso Massimiliano spesso si lamentava della copertura al centro, non aveva un uomo come te, come adesso hai trovato pure pazienza. Adesso pare che risolti i problemi al centro siano sugli esterni i problemi, tipo il primo gol ad Anzio. Sì, ma noi prendiamo i gol presi, secondo me, non vanno valutati, non a puntare il dito, però magari a prendere il singolo giocatore, perché noi facciamo molti errori di attenzione. Sono tutte cose che poi durante la stagione ti danno delle incertezze. Se noi riusciamo a limitare questo, perché la squadra ha qualità, ha tanta qualità, se noi riusciamo a limitare gli errori mentali, i cali di concentrazione, tutto, possiamo dire la nostra in questo campionato. E tu che margini vedi, Carlo? Vedi questa squadra che potrà solo fare meglio rispetto ad adesso, potrà crescere? Sì, sicuramente. Non è la squadra adesso che sta, cioè che il Manfredonia Calcio è questo. Per me, io credo molto nei miei compagni, in questo gruppo. Io sono convinto che strada facendo potremo far parlare di noi in positivo. Com'è giocare con pazienza, Carlo? Tu che comunque con grandi calciatori ci avevi già giocato. Con Michele è solo un onore giocare con lui e averlo nello spogliatoio. È una persona umilissima, è giocatore indiscutibile perché ha carisma, carattere, ed è stata la sua forza della sua carriera che ha fatto. Per noi è un piacere e un onore giocare con lui. Antonio, io adesso vedremo un riflesso anche della classifica dell'anno scorso, perché comunque non voglio passare per uno che ha 7 punti e contento, soddisfatto, perché comunque io l'ho detto, almeno 3 punti ci mancano. Però l'anno scorso abbiamo fatto peggio, l'anno scorso eravamo in fondo alla classifica con 4 punti, quindi tutto sommato il programma del presidente di migliorare la classifica dell'anno scorso fino a mo' in qualche modo viene rispettato. Io francamente ti dico, non terrei conto di quella che è la classifica dell'anno scorso. Io sono abituato a... No, Antonio, anche per dire che l'anno scorso abbiamo affrontato alla prima gara il Taranto, che era una squadra deputata a vincere il campionato, e abbiamo perso in casa facendo una bella partita. Quindi Manfredonia giocò... Antonio, scusa, completo la domanda, per dire che comunque l'anno scorso siamo stati sesti soltanto nelle ultime giornate, ma abbiamo navigato sempre fra play-out, c'è una differenza. Allora, ripeto, allora noi l'anno scorso... Quest'anno squadra... invece penso che non passeremo queste vicissitudini, ma avremo comunque delle posizioni Io mi auguro assolutamente di no, che la squadra... Io mi auguro che la squadra quanto prima riesca dal punto di vista mentale a raggiungere quella condizione sia mentale che fisica che gli consente di esprimersi al massimo.
perché questa è una squadra ben diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Paradossalmente questa è una squadra che ha più qualità rispetto all'anno scorso, però adesso, come adesso, sta rendendo meno dal punto di vista fisico rispetto a ciò che la squadra l'anno scorso rendeva, nonostante la posizione di classifica, perché l'anno scorso la squadra... Ma secondo te quanti punti le mancano, Antonio? A questa squadra? Almeno 5, secondo me. A 12 punti, io la vedevo a 12 punti, tranquillamente. Vabbè, comunque lasciamo stare il discorso numerico. Ti dicevo, l'anno scorso il Manfredonia, nella prima gara contro il Taranto, correva a 100 all'ora in campo. Quindi non so, io non voglio puntare il dito contro nessuno, che questa squadra dal punto di vista atletico e della fisicità non abbia ancora raggiunto la condizione atletica tale da potersi muovere in un certo modo in campo. Io a volte i giocatori, non so se è un fatto mentale, ma li vedo dal punto di vista fisico, a un certo punto della gara, al secondo tempo, li comincio a vedere un po' stanchi, statici. C'è qualcosa che secondo me dal punto di vista fisico non mi quadra. Ora, non punto il dito nei confronti di nessuno. Quello che si dice in giro, che chiaramente l'anno scorso il preparatore tecnico Zoila, già nelle prime partite di campionato la squadra Antonio, girava lo schema, a mille. Lo schema però, c'entra qualcosa secondo te? Il modo di giocare di Massimo? Il modo di Massimo è sempre lo stesso, non cambia assolutamente nulla, perché chiaramente gioca con la difesa a tre, poi ci mette, diciamo, due centrocampisti centrali interni, due esterni, Koch e Rao, poi ci mette da porta e due attaccanti, se si può dire attaccanti, un esterno e un attaccante che è Malcore, no? All'occorrenza questo modulo non lo modificherà mai. No, come? Io All'occorrenza gioca a 5 quando... In che senso? Nella fase di non possesso la difesa è a 5, ma questo il modulo è sempre così, anche se fai il 3-5-2, è chiaro che i difensori, i due centrocampisti esterni in fase di non possesso debbono tornare, questo è evidente, non è che puoi lasciare i tre difensori, a meno che dietro devi avere comunque tre mastini per fare il modulo che fa Badac. Col 3-5-2 o il 3-4-1-2 devi avere sempre tre mastini. Come l'anno scorso, quando giocavamo con l'Ambaretti, Romero, ecco perché, forza, ma per poter fare questo dopo, che succede? Se devi schierare tre over dietro, devi trovare delle soluzioni che ti consentono poi anche a centrocampo in attacco di inserire qualche under in più. E purtroppo quest'anno noi queste soluzioni non le possiamo al momento attuare, perché ci manca qualche under. Dopo. Qualcuno non l'abbiamo visto ancora all'opera, tipo Ivan Lecce. Ivan Lecce è difensore, se non sbaglio. Sì, è un difensore. Vabbè, cioè in difesa credo che per poter giocare Ivan Lecce, cioè non so chi devi mettere fuori, non è il problema di Ivan Lecce. Cioè, ripeto, la squadra dal punto di vista della qualità dei calciatori non si discute, è un problema mentale e fisico. Nel momento in cui questa squadra prenderà contezza di quelle che sono le sue reali potenzialità, ogni calciatore prenderà contezza di quale e ci sarà un equilibrio tra i reparti e tutti quanti non avranno queste disattenzioni che purtroppo si verificano, la squadra sicuramente girerà meglio, perché non si discute dal punto di vista della qualità, è un problema mentale, secondo me. Fermo restando che io sono convinto che a dicembre Elio Di Toro tornerà sul mercato e dovrà prendere degli elementi. Qualcuno dovrà partire necessariamente, qualche scontento, qualcuno che non trova spazio, probabilmente non dà neanche il giusto impegno, perché probabilmente si aspettava altro di dover giocare titolare. Cioè, si devono creare i giusti equilibri in squadra. Anche chi non gioca deve profondere il massimo dell'impegno. L'anno scorso Massimiliano veniva attaccato, Antonio, perché comunque cambiava spesso formazione. Ma l'anno scorso quest'anno sembra il contrario. Come l'anno scorso Massimiliano l'ha detto, cambiava formazione perché intanto aveva qualche under in più rispetto a quest'anno e quindi lo poteva anche fare, cioè aveva delle soluzioni differenti rispetto a quest'anno. E ripeto, poi l'anno scorso, cioè quest'anno noi abbiamo due centrocampisti importanti e io vorrei capire come si fa a mettere in panchina lui Carlo Vicedome, ho pazienza, e inserire degli under a centrocampo. Chi devi togliere, scusami? Vedremo. Appunto. Cioè, il problema è questo. Cioè, la squadra quest'anno è costruita, deve girare intorno a Carlo Vicedomini e pazienza a centrocampo, ci deve essere necessariamente Vergore e Romeo dietro, e poi ci dovrebbe essere un under sulla sinistra, che sarebbe De Filippo, che purtroppo quest'anno non è ancora nel massimo della forma fisica come era l'anno scorso. L'anno scorso, se mettevi l'altro over dietro, potevi inserire un elemento di valore a centrocampo, che era, come si chiama, Albanese che è andato via. Era Sestaiano pure. Appunto, cioè l'anno scorso c'erano più soluzioni tattiche, ma non è questo il problema, perché
L'anno scorso avevi più soluzioni tattiche con gli under, quest'anno hai over di valore e quindi è importante che la squadra, così come è costruita, debba semplicemente trovare la condizione fisica e mentale per poter esprimersi al massimo. Non sbaglio, Carlo? No, giusto. Ragionamento è giusto. Dobbiamo aspettare che Massimiliano provi un po' tutti gli under fino a che trova l'assetto giusto, come è successo dall'altra parte con Rinaldi, che ha messo in prima squadra, non è più uscito. Questa è la terza partita consecutiva che fa. Quindi io dico che bisogna solo dare tempo a Massimiliano per conoscere un po' tutti i calciatori che ha a disposizione. Noi siamo fiduciosi, noi ci mancherebbe altro. Noi sosteniamo la squadra, perché il calcio non è il calcio della PlayStation, dove chiaramente ti scegli i calciatori. Antonio, poi vorrei anche far passare la linea che non è detto che si debbano vincere tutte le partite. No, allo. Cioè, io apprezzo i tuoi ottimistici 12 punti, però io sarei contento pure di 10 punti a questo punto della stagione. Comunque, anche perché le partite che a me dispiace che il Manfredonia purtroppo abbia perso a San Severo, dove abbiamo avuto tre chiare palle gol. Assolutamente meritato. Voglio dire, dopo, se non segni, è chiaro che il calcio ti punisce. È la dura legge del calcio. E quindi a San Severo i tre punti ci stavano tutti quanti, perché il San Severo ha giocato 85 minuti nella propria metà campo, schiacciato dal Manfredonia. Poi capita quel traversone, purtroppo Testardi, che era appena entrato, ci ha segnato. E probabilmente, diciamo, col Potenza ci poteva stare un pareggio. Quindi 6 a 7 più 3, arriviamo a 10, e il pareggio col Potenza siamo a 11, io ho detto 12, questa era la classifica. Cioè, i 10 miei e i 12 tuoi, appunto, cioè una via di mezzo. Però ripeto, c'è un po' di amaro in bocca, però ripeto, anche altre squadre, a questo punto spezziamo una lancia a favore del Manfredoni, e mi riferisco al Biceglie, cioè non era partito nel migliore dei modi, stesso Nardò, che è comunque un organico importante, non era partito nel migliore dei modi. Sì, adesso lo diremo quando guarderemo la classifica. Vediamo intanto il quadro completo della sesta giornata con i risultati che hanno visto la vittoria il pareggio dell'Herculaneum, adesso terzo in classifica, lo vedremo con Trastevere Calcio, 1-1 con le reti di Adamo per l'Herculaneum e di Massella per il Trastevere. Agropoli Gravina è finita 0-1 con la rete di Presicce, che penso sia amico di Carlo da buon leccese, insomma ex Gallipoli, e quindi 1-0. Poi parleremo pure del Gravina, che non prende gol da più di 400 minuti. Anzi, Manfredonia è finita 2-2. Città di Ciampino, Cinzia Genzano è finito 2-1 con le reti di Fiore. Carnevali ex Foggia, quindi davvero una bandiera per Città di Ciampino. E poi Bertoldi al 35esimo del secondo tempo. Francavilla San Severo è finita 0-0. Con un errore pure dal dischetto da parte del Francavilla. 0-1 del Nardò in casa dell'Apricena, e questo, ahimè, è costata la panchina al mio amico Severo De Felice, sostituito da Lopolito, ex di secondo pure l'anno scorso allenava di Chiara Scuola Zemaniana, secondo pure di Padalino e di seguito Zema. 2-1 invece fra Nocerina e Potenza, con una spettacolare rete di Girardi, anzi in doppietta Girardi, la seconda sul rigore, e poi il gol di Pepe al 20esimo del primo tempo. 0-1 è sconfitta anche per Arleo del Picerno nel derby con la Vulture Rionero. A decretare la vittoria del Rionero è stato De Rosa. E poi 1-0 del Biceglie, con una splendida rete che tra poco vedremo di Agodirin. Abbiamo un rullo nel quale si vede questa autentica prodezza di Agodirin sul 1-0 sul Gelbison Vallo di Lucania. Per una classifica che vede in testa 16 punti il Francavilla, 13 punti Trastevere, 12 Potenza Calcio, 11 Herculaneum, 10 Biceglie e Nocerina, 9 punti per la Vulture e il Nardò, 7 punti per il Gelbison, Francavilla, Manfredonia, Città di Ciampino e San Severo, 5 punti per Agropoli, Picerno ed Anzio Calcio, 4 punti per Cinzia 1920 e 3 punti per Madre Pietra Daunia di Apricena. Ricordiamo che sia il Madre Pietra che l'Agropoli hanno un punto di penalizzazione. Allora Carlo, la forza del Gravina si vede che è la difesa. Ha preso un solo gol finora, e davvero subisce poco e poi fa sempre quel golletto che serve per vincere. Sì, conosco qualche elemento che gioca a Gravina. Sicuramente, a parte l'organico. L'organico è importante. C'è gente comunque, come Guadalupi, come.
Sì, lo stesso Presice, Lanzol, comunque sono giocatori importanti per questa categoria. Sicuramente quando prendi pochissimi gol vuol dire che la squadra ha i meccanismi giusti e si muove bene in fase difensiva. Poi hanno qualità e come abbiamo visto già domenica scorsa, prima o poi il gol lo trovano e vincono le partite. 10 gol subiti e uno fatto. Antonio, può bastare secondo te per vincere il campionato? 10 gol fatti e uno subito. Un anno Capello vinse col Milan subendo solo 6 gol. No, io diciamo sicuramente... Però vinceva sempre per 1-0, 0,5-0. Ti riferisci al Gravino ovviamente. Certo, sì. Perfetto. Allora, c'è un detto che dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. Quindi, chiaramente... Tu pensi che sia già fuga questa? No, fuga no, assolutamente no. Come può... No, fuga non ci può essere perché siamo ancora... parliamo della sesta giornata del campionato, è chiaro, diciamo, il Gravina è una delle squadre deputate in qualche modo alla vittoria finale, quindi è partito bene, non si sono nascosti dietro un dito, lo hanno dichiarato già ad inizio campionato, hanno 22 presidenti, quindi è sui generis questa società. Entusiasmo alle stelle. Non un presidente che comanda e altri che chiaramente sponsorizzano dal punto di vista economico. No, ce ne sono 22 che a turno assumono le funzioni pro tempore di presidente. Quindi è un progetto importante che non nasce quest'anno ma nasce già l'anno scorso. Quindi hanno messo su un gruppo importante, hanno chiamato un allenatore che l'anno scorso allenava il Biceglie, che è preparato, bravo, ha portato con sé degli elementi di valore. Quindi... Però Franco Ciuffrella ci ha detto che non ha mai vinto un campionato ancora a Claudio. Vabbè, ci sono le regole. Sono ha vinto anche con i ripescaggi, qualche salto di categoria. I record, tra virgolette, negativi sono anche fatti per essere poi in qualche modo sfatati. Quindi intanto sta lavorando bene e i risultati li sta ottenendo. Ha dei giocatori importanti che seguono il mister, poi un mister per poter lavorare bene deve comunque avere un gruppo di calciatori, l'ossatura della squadra, che deve seguire il mister e deve fare da collante anche con gli altri elementi che compongono la rosa. Sicuramente ha ascendente e questo è innegabile, perché il Gravina sta ottenendo risultati importanti, siamo ancora alla sesta, quindi poi bisognerà attendere anche gli scontri diretti. Quindi certo, sì, ne ha avuti pochi ancora. Si cominceranno a vedere le fortunato reali potenzialità. Esatto, comunque le reali potenzialità di una squadra. Nulla è definito, nulla è pregiudicato per le squadre che seguono il Gravina, tra cui anche il Manfredonia e quelle che stanno dietro. Quindi sarà sicuramente un campionato importante, è un campionato equilibrato. Ritengo che nulla si possa dire alla sesta giornata di campionato, quindi dovremo attendere ancora. Noi ci fermiamo un attimo per uno spazio pubblicitario, ma non ci lasciate perché abbiamo ancora da esaminare la classifica, la prossima giornata, la settima di questo girone d'andata, e poi, ripeto, faremo qualche considerazione sul Foggia. Non ci lasciate.